Benedetto XVI incontra i fedeli e parla di uno dei temi più urgenti e complessi di oggi, la paternità. Famiglie disgregate, impegni di lavoro, preoccupazioni e bilanci faticosi, l'invasione dei mass media nella quotidianità minano il rapporto tra padri e figli. È difficile persino parlarne, così anche immaginare Dio come padre diventa problematico, non ci sono più modelli di riferimento. La crisi genitoriale investe anche la fede, non si è più abituati a pensare ad un Dio che ama fino a donare il proprio figlio, ad un padre buono che accoglie abbraccia il giovane perduto e pentito, che offre gratuitamente senza abbandonare mai. Dio è un padre che non abbandona mai i suoi figli, un padre amorevole che sorregge, aiuta, accoglie, perdona, salva, con una fedeltà che sorpassa immensamente quella degli uomini, per aprirsi a dimensioni di eternità. La paternità di Dio come amore infinito e tenerezza, ma anche onnipotenza, quella che qualche teologo spregiudicato mette in discussione. Benedetto XVI denuncia le tesi che vedono nel male del mondo una limitazione alla grandezza di Dio e spiega che la sua forza è segnata dalla libertà amorosa e paterna, dalla misericordia e dal perdono. L'onnipotenza dell'amore non è quella del potere del mondo, ma è quella del dono totale. E Gesù, il Figlio di Dio, rivela al mondo la vera onnipotenza del Padre, dando la vita per noi peccatori. Ecco la vera, autentica e perfetta potenza divina. Risponde al male non col male, ma con il bene, agli insulti con il perdono, all'odio omicida con l'amore che fa vivere.